La galassia intera è in movimento. I pianeti sono in movimento. La Terra è in movimento. L'uomo da quando è nato è in movimento. Pasquale, quanto è importante essere in movimento? È fondamentale, Giancarlo, perché il movimento ci aiuta a distrarci dallo stress quotidiano, il movimento ci aiuta a star bene fisicamente e a livello giovanile ci aiuta a essere distratti rispetto a quelle che possono essere le tentazioni dell'età giovanile. Secondo me Pasquale è la persona giusta appunto per parlare oggi di movimento a 360 gradi. Iniziando come, Pasquale? Ci sono diversi approcci. Ognuno di noi ha delle esigenze che possono essere soddisfatte in un ambiente sportivo di qualsiasi genere, perché lo sport si può e si deve fare in qualsiasi ambiente, anche all'aperto, anche una semplice passeggiata sul lungomare è sempre salutare. È utilissimo dal punto di vista mentale, è utilissimo dal punto di vista fisico. Poi c'è l'approccio per persone diciamo in età un po' più avanzata, che è un approccio un po' più soft, e c'è un approccio un po' più agonistico da performance dei ragazzi in età adolescenziale che si proiettano verso l'età adulta prima di decidere cosa faranno un po' da grandi, perché ci sono alcuni che tentano anche la carriera agonistica, e poi c'è la mezza età che cerca di allungare il più possibile. Noi ci siamo visti ultimamente con Pasquale in occasione della venuta in Puglia di un campione mondiale di padel, e in quell'occasione tu hai anche rilasciato un'intervista a Super Tennis, che è una televisione sul web, una televisione online. È un canale tematico. E io proporrei di vederci un attimo questa intervista. Quando ho lanciato questo progetto innovativo, che va a completamento di un club che già esisteva, l'ho fatto a seguito di un viaggio fatto in Spagna, dove ho visto che nell'ambito di un chilometro quadrato coesistevano anche 4-5 club, ognuno con 15-20 campi di padel. E lì ho capito che in Spagna sono un po' più avanti rispetto a noi dal punto di vista della cultura dello sport. Ho capito che la competizione la utilizzano per migliorare l'offerta. Pasquale, a parte le mode, il padel credo che sia lo sport indicato un po' per tutti. Sì, assolutamente, è uno sport democratico da questo punto di vista, perché è facile approcciarlo per i bambini, per gli adulti, per chi cerca agonismo, per chi cerca la semplice sfida amatoriale tra amici, e anche per le persone in età un po' più avanzata, se lo si gioca comodamente all'intensità che si sceglie di giocare. Comunque oggi abbiamo fatto un sunto di quello che può essere l'approccio allo sport, e la prossima settimana ci incontreremo ancora con Pasquale per entrare, come dicevo prima, nello specifico. Grazie Pasquale. Grazie a te, Giancarlo.